L'avevamo convocata perché probabilmente eravamo fra i pochi a crederci e abbiamo fatto bene a crederci alla faccia di eh, opinionisti, sondaggisti, giornalisti, politologi, sociologi, economisti, finanzieri, banchieri, eh, attori, cantanti, ballerine e eh, quant'altro. Giornata storica, evidentemente il 9 novembre... È una giornata che segna dei cambiamenti epocali e questa è una giornata che segna un cambiamento epocale, positivo per la pace nel mondo, positivo per l'interesse anche dei cittadini italiani, dei cittadini europei in generale, negativo per gli speculatori, i lobbisti, i banchieri, i burocrati di Bruxelles. Non oso immaginare lo psicodramma a Casa Renzi, a Casa Boschi, a Casa Boldrini, a Casa Alfano, a casa di, di tutti gli Illariani eh, orgogliosi di esserci stati proprio in Pennsylvania, in uno degli stati più contesi, difficili, dove il voto operaio, il voto agricolo, il voto giovane ha premiato Donald Trump, di cui abbiamo letto e riletto il programma che è assolutamente in linea con diversi nostri punti all'ordine del giorno. Si parla di una flat tax per le imprese al 15% si parla di dazi doganali sulle, sulle merci che arrivano dalla Cina, si parla di protezione del Made in USA, eh, si parla di un no al TTIP e a tutti i trattati di libero scambio che avvantaggiano le multinazionali e ammazzano le piccole e medie imprese, si parla di più sicurezza e di un'immigrazione da tenere sotto controllo con l'espulsione di 2 milioni di immigrati irregolari. Con eh, reati passati in giudicato alle spalle, si parla di una ridiscussione della partecipazione del finanziamento a organismi come l'ONU e come la Nato, che ogni giorno che passa perdono il loro senso. Si parla della fine del ruolo di gendarme e di esportatore di democrazia a caso in giro per il mondo con bombe sparse un po' di qua e un po' di là, di cui poi ne paghiamo le conseguenze noi. Quindi si parla di tante belle cose. È una bellissima giornata. Che per noi insegna che chi ha coraggio vince, alla faccia di tutto e di tutti. E quindi, siccome alla vista c'è la manifestazione di Firenze per sabato, che è una manifestazione per il no, anche se penso che con oggi Renzi possa sospendere le sue iniziative, i suoi comizi e le sue spese di denaro pubblico, perché penso che con lui e col suo viaggio con Obama i suoi auguri alla Clinton, sia, sia, sia finita una riforma della Costituzione che, che, che finisce in farsa e quindi la manifestazione di Firenze ovviamente rimane aperta a tutto il fronte del no ma assume per quello che riguarda il centrodestra che sarà una connotazione in più, ribadisco, chi c'è sceglierà di esserci e comincerà un percorso che per quanto ci riguarda da sabato non si ferma fino al giorno delle elezioni, non è più il tempo dei tentennamenti, delle attese, dei temporeggiamenti, dei sondaggi, dei parisi, eccetera, eccetera. E quindi noi ci siamo e siamo orgogliosi di far parte di una squadra che sta cercando di migliorare le condizioni di vita in giro per il mondo con tutti i nostri limiti. Giancarlo, responsabile esteri della Lega Nord, ovviamente futuro ministro degli esteri. Ambasciatore, che verrebbe meglio. Dico semplicemente che siamo tra i pochi, forse gli unici nel panorama politico italiano a averci creduto. E in molti avevano ridicolizzato la nostra trasferta diciamo, in Pennsylvania, in quel remoto villaggio del nord della Pennsylvania che ha dato circa l'80% dei voti a Trump. Non è stato un merito nostro, chiaramente. Eh, però la verità è che da gennaio, da quando si insiederà Trump alla presidenza degli Stati Uniti, il più grande paese del mondo, la più grande democrazia del mondo, la più grande potenza economica del mondo, avrà di fatto un programma per, che per larga parte ricalca e ispira il programma eh, della Lega Nord in economia la giustizia, le relazioni internazionali e quant'altro. Quindi credo che per quanto riguarda la lezione che noi possiamo trarre sulla politica italiana sarà un po' difficile ridicolizzare le proposte della Lega, poste che sono praticamente medesime del più grande paese, della più grande democrazia del mondo, quindi eh, coi giorni noi pensiamo anche che eh, I media italiani saranno costretti in qualche modo a dare un'informazione più corretta anche sulla figura e le proposte eh, di Donald Trump eh, in modo che l'opinione pubblica italiana non sia terrorizzata dall'ipotesi che il presidente Trump possa fare delle cose sconsiderate eh, tipo quelle che in qualche modo sono, lasciate, state, sono state fatte intendere dalla, dalla stampa dei media italiani. Quindi... Confidiamo che nei prossimi giorni eh, anche l'immagine che in qualche modo è stata costruita in modo negativo di Trump migliorerà man mano che gli italiani lo conosceranno. Quindi grande soddisfazione e lo ribadisco, eh, adesso grande fiducia anche per quello che potremo fare qua, chiaramente. Stiamo lavorando alla squadra di governo, ci dispiace il silenzio assordante di persone come Berlusconi e come Grillo che non hanno speso una parola prima dell'esito del voto. Adesso siamo sicuri che all'italiana il carro del vincitore si riempirà di entusiasti sostenitori, però come sempre nella vita la differenza la fa chi pronuncia una parola il giorno prima, non il giorno dopo. E quindi siamo contenti di esserci stati e per noi comincia qualcosa che è già cominciato da tempo, ovviamente con oggi, con più... Energia. Se ci sono domande rispondiamo volentieri, altrimenti la giornata penso che sia per tutti abbastanza densa, anche perché ti tutta la nottata. Un pensiero ai volti lunghi della stragrande maggioranza dei giornalisti italiani che stamattina erano in onda come se gli fosse morto il gatto e gli avesse rubato la macchina, era una goduria assoluta vedere i volti di uno mattina di Sky, di la 7 di Mediaset strepitoso, impagabile solo quello, i sorrisi che piano piano durante la notte si spegnevano e diventavano angoscia, eh, quindi solo quello è valso stare in piedi.